Oggi? Bene. Grazie. Buongiorno. 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 Ci volete dire qualcosa? Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Stiamo lavorando. Stiamo lavorando per voi. Buongiorno. Buongiorno. Che ci dici? Tutto bene, amico mio. Tutto bene. Oggi che fai? Oggi spero di fare una gara buona. Soprattutto mi non capite. E Rocco? Rocco spera di divertirsi, né più né meno. Bravo. Allenamenti zero, però ripeto, importante che mi diverto. Buongiorno. Buongiorno, allora, che ci dite? Niente, la pista ho visto, è bellissima. Ci divertiamo, speriamo che... La sfortuna l'hai lasciata a casa? La sfortuna oggi l'ho lasciata a casa. Bravo. Diciamo che oggi speriamo di non fare danni. Okay. Salve, siamo tutti qui oggi a Montalbano Ionico, io ho portato la gilera, TM, spero che tutto vada bene, non diano problemi, è una giornata stupenda, grazie a tutti per questo evento. Presento il famoso Tonino Capurso che ha sistemato la mia TM gilera e solo lui poteva mettere le mani a queste moto di un tempo. Grazie Tonino e se non vanno bene... Sai che cosa succede? Povero me, io ti ringrazio dell'annuncio che hai fatto. Grazie. Tonino Capurso, number one, Supo. A posto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Piero. Sto a posto? Buongiorno. Dite, potete parlare liberamente. Tecnologia. Che ci dici? Dimmi, complimenti, hai fatto un passo avanti. Allora. Buongiorno signor Corrado. Buongiorno Piero. No, non la vedo, quindi mi devo avvicinare alla telecamera. 30 anni fa. Beh, come va? Tu ci devi dire, come va? Abbastanza bene, abbastanza bene. Come, quest'anno? Come lo quest'anno consideri? Quest'anno 2013, una buona annata. No, a parte gli scherzi, è andato tutto bene ai vari campionati che abbiamo partecipato. Ci stiamo divertendo come al solito. E niente, oggi facciamo le gare con le moto antiche. Buongiorno. Buongiorno. Hai da dire qualcosa? Grazie.
tutti, siamo qui a Montalbano. La pista secondo me è perfetta, è stata preparata in maniera perfetta. Molto ecologica. Buongiorno signor Gnuni. Ieri so che c'è stato movimento alla tua pista. Sì, abbiamo cominciato la scuola di motocross principianti, è andata bene, ci siamo divertiti, eravamo in 10, una bella giornata a provare questa pista nuova. Buongiorno Giuseppe, oggi che fai? Con calma, ritorneremo nel mondo delle gare. Grazie. Ora faccio solo il manager, gestisco la situazione. Bravo. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui in questo splendido crossover di Montalbano Ionico, siamo a casa di Fabrizio e quest'anno, questa parte dell'anno, siamo sempre arrivati ormai alla fine, cerchiamo di portare un po' di motociclette su questa splendida pista rifatta totalmente. Oggi abbiamo riportato anche le moto d'epoca, le fantastiche moto che hanno fatto la storia del motocross, quindi a questo punto le faremo scorazzare in questa pista moderna, con la speranza che qualche vecchia leva si avvicinerà sicuramente e certamente allo splendido mondo del vintage cross. E spero di non andare e partire in tutta Italia da solo come al solito. Grazie. Dai che ti sto allora, registrando. Siamo qui con Di Gennaro oggi a... Dove siamo? Montalbano. A Montalbano, perché li dobbiamo fare un culo così a tutti quanti. Lui nella MX2 over 21 e io nella MX2 amatore. Ve lo auguro. È rientrato Marcello. Finalmente. Non ci dici nient'altro? Niente. Speriamo che va tutto bene, visto che siamo rientrati proprio su questa pista dopo sette mesi. E tu? E io non posso dire niente altro perché dopo come si dice, non mi è la parola giusta, dopo comincio a fare la carne, mi riscaldo con la salsiccia. Anch'io non ho niente da dire. Il solito saluto. E qua ti guardo. Aspetta, facciamo l'onda. Buongiorno, allora. Gelati. Ma sta moto ancora non l'hai venduta? Niente. Di quanto vuoi? 4,2, basta. Grazie. Metrato e affinché per assegnare il giro più veloce e la posizione quindi al cancelletto. Oggi da dove vieni? Da Crotone. Buongiorno signor Lupo. Buongiorno. Vuoi dire qualcosa? MX. Tutto a posto. Grazie.
Allora, com'è sta la pista? Si poteva farla meglio? No. Ottima, vero? Allora, com'è ad arrivare terzi? Una cosa fantastica. Con un ghepardo sotto le gambe. E anche fin troppo poco arrivare terzi. E tu che ci dici? La dedico a Daniele Castellaneta questa vittoria. Bravo, ottima idea. Signorina,
Cosa farà Vito? Liberamente, liberamente. Marco, pronostico. Siamo un po' in ritardo con la bella di Marco. Finire tutta la gara con la luce del sole. Grazie. Comunque vince Capu. Sei proprio sicuro? Ci sono discussioni in corso. Ma non sono aumentati? No. Guarda. E il coso l'hai perso? No, dopo non lo dà lui. Perché non li metti questo in testa? Zitto, tanto poi l'audio lo tolgo. Eh sì, in questo caso si può anche dire la parolaccia ora, vai. Si può fare anche la scorreggia. Vai, vai, aspetta, vediamo, fai. No, no, l'ho fatta prima, dovevo venire prima. Quella viene insieme alla pipì, capito? Quest'audio lo lascio però. Sto riprendendo, puoi dire ciò che vuoi. Fa finta che male caldo. Non lo devi dare prima a me. A zero tutto male caldo. Ah, sì, ma l'aperta. Hai visto che è in diretta. Buongiorno.
Allora, proprio i caffè di casa. Cioè, capite che è vero la mia?